In un mondo che sta cambiando, dove i valori non contano e che fa della mediocrità un vanto, c'è chi non segue la corrente e non la dà vinta al sistema. C'è chi non si accontenta di quello che è la moda, ma vuole percorrere strade nuove inesplorate al resto del mondo. Signori, state pronti a scoprire il nuovo modo di fare le cose. Lui sente cose, lui vede cose. Lui è lo Xela. Amici Transgay, amici dello Xela, ben ritrovati! Sto andando a 30 all'ora perché sono in coda in autostrada, a parte quello. Dunque, sto andando a ritirare il panchetto nuovo che ho comprato ieri dal mio amico Marco a Lavagna. È il panchetto più piccolo che abbia trovato in giro, perché io ho visto in giro tutti quelli che hanno... Eravamo ragazzini insieme, andavamo a scuola insieme, ragazzi stanno invecchiando, cioè loro stanno invecchiando parecchio. E allora ho detto... Magari prima di raggiungerli mettiti qualcosa di più leggero in macchina. Quindi, con la scusa di ritirare il panchetto, ovviamente casualmente ho caricato anche un po' di pastura, un po' di bellinche pane, ho caricato anche le carni, ho caricato anche un po' due ami, due cose, ho caricato anche un flaconcino di colla 21 che non si sa mai, magari ti salva la giornata. E direi basta così, ora andiamo dal negozio di Marco, abbiamo l'appuntamento con Nino, mi fa vedere un paio di posti interessanti, ma poi vado dal ponte dove sono andato a vedere ieri, c'è marcio di pesci, speriamo che ci siano anche oggi. I lavori finiti, ragazzi, ci vediamo dal luogo di pesca, guidate con prudenza, il casco sempre allacciato, luce accesa anche di giorno, e prudenza, e iscrivetevi al canale. Siamo arrivati. Io direi che mi metto lì. Pescherò lì. Quasi quasi. Sono dei bei pesciotti, ma ieri ce n'erano di più, eh? Direi che no, no buono, no buono. Qua la situazione migliora, ma è un po' più scomodo da pescare. No, vabbè, niente, dai, vado su. Bello, comunque qua è tutto bello sto posto. Direi che ci piace. Ok, allora, pane bagnato, belinche pane a prepararsi qua, disumano, guardate, voi non avete idea se non l'avete mai provato cos'è questo pane. C'ho anche un po' di belinca cefalo, ma non so se la bagno. Ora proverò soltanto col pane ammollato con la muffa, e attenzione, questa è il tocco di classe. Allora, montato 6 metri, il galleggiante da un grammo, che è quello che avevo già pronto, poi non ho più piccoli, ma direi che ci siamo. Pescherò sul filo della corrente. Prima qua c'era impestato di pesce, ancora uno ha bollato lì, ha spanciato lì, ma direi che adesso non si vedono, quindi bene bene, sono piantati sul fondo, l'importante è che non sono i pigrotti. E ci sono due cavedani monster che passano qua sotto, che mi salutano, mi prendono per il culo, ma vedremo di prenderli. Adesso facciamo un innesco e poi conto di fare la passata da qua e agganciare il pesce lì. Conto, poi vediamo cosa succede. Certo che i pesci sono spariti. Ottimo, buon segno. Allora, quello lì sotto è un cavedano. Eccolo, si sta girando, sta mangiando, eh. Li ho messi in fila. Mamma mia. Quello è, guarda, 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 guarda. Quello lì è il cavedano. Passa, mi saluta, maledetto, e poi va via. Guarda come mangia, muso giù. Spettacolo, il mio galleggiante là, ora rilancio. Ho appena pasturato, ora rilancio. Signori, c'ho la canna piegata e potrebbe essere anche lui, eh. Iaiaiaiaiai, potrebbe essere anche lui. Ora vediamo un po', eh sì. La pressione, no, ma non è chiusissima, ma non è neanche tanto aperta, perché c'ho comunque lo 0,11.
Dai, ora magari, prima che vada a sbattere contro qualche roccia, impegniamoci. Grande. Signori, è lui, è il Cavedano, è ufficiale ed è anche molto molto bello. Ma molto bello, eh? Mica piccolo. È molto bello. Ora cerchiamo di spiaggiarlo, perché ovviamente come tutti i top player non ho guadino. Ora ho stretto un po' la frizione perché mi andava... Comunque ragazzi, canna piegatissima, anche troppo direi. È la prima cala che faccio, quindi vorrei portare a casa sia il pesce che la canna. Vabbè, ci vediamo dopo, dai, quando se riuscirò a spiaggiarlo, perché ha ripreso il via. Guardate intanto i cefali che vanno giù, e quello è un altro cavedano. Quello lì fermo, in corrente, che va su, è un altro cavedano. Oh, eccolo lì, dai, dai, ci siamo quasi. Spero di farvelo vedere. È uscito. Guardate, sai, è più di un chilo questo, eh. Mamma mia, che belle, guardate come ha mangiato. Direi che il belinche pane è stato apprezzato. Ora devo andare a prendere lo slamatore, che l'ho lasciato là. Guarda qua, questo è più di un chilo, ragazzi. Mamma mia, che bestia. Spettacolo. Dai, slamatore. Ho dovuto strappare l'amo perché non, con lo slamatore avevo paura di andare troppo a fondo e fargli male. E fargli del male. Guardate qua che bestia che è. Mamma mia. Vaffanculo, però se lo sapevo ti tiravo il collo. Mi ha fatto la doccia, l'acqua non è proprio caldissima. Bello, grande. Io sono già soddisfatto. A parte che si sta da Dio, cantiera, una meraviglia, è il 12 di marzo. Classica tocca da cavedano. Meravigliosa. Galleggiante che va giù, anzi intrattenuta, poi a un certo punto, fermo, pum, cavedanone. Stupendo, direi stupendo. Adesso i cefali sono proprio spariti, ma abbiamo comunque la speranza rimane. Direi che abbiamo cominciato bene. Ragazzi, si è fermato tutto, sono spariti anche i cavedani, cefali passano ma non sono interessati più di tanto. Ecco lì, lì sotto c'è un cefalo adesso, due o tre, guarda, sono tutti qua sotto, ma non mangiano. Eccolo qua, qua invece c'è un cavedano, no, questo cos'è? Guarda, sto maledetto, sto cefalo, è scappato. Oh, vedi, e ora riproviamo. Ora quasi quasi attacco un po' di belinche cefalo per vedere cosa succede. Dunque, visto che le abboccate si sono un po' rarefatte, anzi si è fermato tutto, ora ci lanciamo in esperimenti scientifici e vi faccio vedere quello che non dovete assolutamente fare con un pane che non sia il belinche pane. Allora, fiocchetto bello fresco innescato adesso, anche un po' innescato la cazzo di cane se vogliamo, non perfettamente curato. Senza interrompere la ripresa, prendiamo la canna in mano, eccola qua, il belinche pane è lì, si lancia, lo si fa andare in corrente, come vedete il galleggiante va in corrente, alla fine, ecco, mettiamo che sia la fine della pescata, si dà una ferrata decisa e signori, il belinche pane è ancora lì. Ma mettiamo che ci sia gente scettica sull'argomento, che uno dice vabbè, al primo lancio possono riuscire tutti. A parte che no, non possono riuscire tutti, ma ne facciamo un secondo. Moliamo il pane in terra, ora recuperiamo con la canna, eccola qua, c'è la lenza un po' troppo lunga, lanciamo in acqua, facciamo affondare. Vedete che recupero un po' di lenza senza staccare, perché poi di tu avete rinnescato. No, allora, galleggiante lì che va giù, lo vedete, bello tranquillo. Facciamo finta che siamo arrivati a fine passata. Pum, ferratina e voilà. Ragazzi, la ferratina ina mica tanto, eh. E qua c'è ancora il belinche pane. Bello più che mai. Mi raccomando, non fatelo con gli altri pani. Detto, ma mi raccomando ragazzi, non provate a farlo con gli altri pani, perché sennò, oltretutto, come al solito anche oggi ho bagnato troppo belinche pane, perché sono praticamente, faccio delle passate, faccio 10-15 passate con lo stesso pane, poi lo levo dalla disperazione, ma ne reggerebbe altrettanti, e quindi bastava che bagnassi praticamente 4 trecce di pane, sarei stato a posto.
dopo un bel po' di tempo abbiamo di nuovo la canna piegata, potrebbe essere un cefalo, sì, direi che è un cefalo, è già lì a galla, è come testona, direi che è un cefalo. Beh, ora lo recuperiamo e poi lo vediamo, bello comunque, è una bella sleppetta, eh? Niente male. Vedono tutta un'altra soddisfazione. Botta di culo che ti rilascio oggi. Dunque, diciamoci che abbiamo finito. Alla fine i pesci sono entrati in pastura, ma non hanno mangiato, davano delle tocchette, ma nulla di che. Però ragazzi, guardate che figata il nuovo panchetto, che è già bello sporco, ma va bene così. Piccolissimo, è una valigetta, riesco a portarla anche in moto perché voilà, diventa così. Spettacolo! E vabbè, così almeno mi sono ho finito di fare i traslochi. Questa cos'è? Un dildo? No, un mattone. Allora, vabbè, dai, ora vado sul ponte per vedere un po' dove sono i pesci. Comunque tutta la pastura che avevo buttato qua davanti è sparita. E direi che comunque è stato bello, gli ho bollato qualcosa. È stato molto molto bello oggi. Oggi pescata complicata, ma complicata ma bella, spettacolare. Che vedano fuori dal mondo è un cefalo discreto, belloccio. E non era facile per niente, ho pescato con un grammo, con lo 0,11 di finale. Non si possono usare i bigattini, ricordiamolo, qui ho pescato solo col pane, ho pastorato con pane e belinche cefalo. Anzi, ho pescato con belinche pane, vi ho fatto vedere una cosa da non replicare con gli altri pani, mi raccomando, e la belinche cefalo. Adesso abbiamo fatto tutto su e direi che siamo pronti per andare a casa. Sono le 4:30, ci siamo divertiti. Allora, vado a vedere dove sono dal ponte, dove sono i pesci, ma prima volevo farvi vedere una cosa interessantissima. Colla 21. Ok, direi che i pesci li abbiamo trovati dall'altra parte, sotto al ponte. Ma questi qua tanto non mangiano, io so già che non mangiano. E quanti, guardate quanti. Comunque vabbè, dai, a mia discolpa, questo è sempre stato un posto abbastanza difficile. Ora poi prossima volta magari vengo lì, vado nel pianone lì, anche se l'ultima volta non è andata molto bene. O se no vado alla foce, che alla foce dell'Entella è diventato una meraviglia. Guardate qua quanto. Poi ci arrivi qui e scappano e vanno su. Bene. La pescare a ninfa. Queste cose possono venire con la ninfetta. Vabbè. Ragazzi. Direi che comunque è andata bene, a parte il cappellino che è tutto sporco perché l'ho smerdato tutto. Ma va bene così. Veramente bello, mi sono veramente divertito. Era tanto che non facevo una pescata così. Ciao belli e collo 21 per tutti.